chiaro. Oggi vi guido passo passo attraverso la calibrazione dell'APM, nel nostro caso del Cherson CX20, su Mission Planner. Innanzitutto colleghiamolo tramite cavo USB o, come nel mio caso, con la telemetria. Aspettiamo che scarica la parameter list e poi possiamo procedere. Una volta scaricata la parameter list, andiamo nel menu Initial Setup, entriamo nel wizard e selezioniamo il disegno corrispondente al nostro quadricottero. E la calibrazione inizia con l'accelerometro. Posizioniamo innanzitutto il drone in orizzontale, seguiamo comunque le immagini che compaiono al video. Procediamo posizionandolo sul lato sinistro. Io mi sto aiutando con una cassettiera, in modo da posizionarlo esattamente in posizione verticale sul lato sinistro, e questo avverrà anche per quanto riguarda il lato destro, il lato anteriore e il lato posteriore. Procedete seguendo le indicazioni a video. Una volta posizionato, premete un tasto sulla tastiera in modo da procedere con le istruzioni. Ora posizionatelo sul lato destro del drone e premete, una volta soddisfatti, premete un tasto sulla tastiera e andate avanti. Ora posizionatelo sul muso. Il muso deve essere verso il basso. Anche in questo caso, una volta che avete ottenuto la posizione corretta, premete un tasto e andate avanti. Ora posizionatelo, appoggiatelo sulla coda e continuate così fino a che non completate la procedura. Completata la calibrazione dell'accelerometro, procediamo con la calibrazione della bussola. Procedete come sto facendo io, ruotate il drone nei vari assi fino a raggiungere un risultato soddisfacente. Se non avete un power module installato, potete tranquillamente saltare questa parte e procedere con la calibrazione del radiocomando. Cliccate su Calibrate Radio e procedete muovendo gli stick come vi sto mostrando nel video in alto a destra. Al termine di questa calibrazione potete vedere che io, muovendo la AUX2, ho i parametri del radio 8 che variano da 1000 fino a 2000. Questo perché ho ancora collegato il cavo per l'autotune del Cherson CX20. Con la calibrazione del radiocomando abbiamo quasi portato a termine il processo. Nella prossima schermata potete vedere le opzioni riguardanti i flight mode. Io lascio sempre quelli standard. Qui ci sono le verifiche post calibrazione. Dopodiché abbiamo il fail safe option e il geofence setting, che non è installato nell'APM. Grazie per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!